Pace di Cristo, amata Chiesa del Signore. Ci prepariamo per ascoltare la meravigliosa parola del Signore. Una parola che non tornerà mai vuota, che farà e compierà il proposito per cui il Signore la ha inviata. Io prego, nel nome di Gesù, che questa parola possa dare frutto ai nostri cuori, possa prosperare nelle nostre vite. Gioiamo, gioiamo insieme. Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 20. Cessato il tumulto, Paolo fece chiamare i discepoli e, dopo averli esortati, li salutò e partì per la Macedonia. Attraversate quelle regioni, rivolgendo molte esortazioni ai discepoli, giunse in Grecia. Qui si trattenne 3 mesi. Poi, dato che i giudei avevano ordito un complotto contro di lui mentre stava per imbarcarsi per la Siria, decise di ritornare attraverso la Macedonia. Lo accompagnarono Sopatro di Berea, figlio di Pirro, Aristarco e Secondo di Tessalonica, Gaio di Derba, Timoteo e della provincia d'Asia, Tichico e Trofimo. Questi andarono avanti e ci aspettarono a Troas. Trascorsi i giorni degli azimi, partimmo da Filippi e dopo 5 giorni li raggiungemmo a Troas, dove ci trattenemmo 7 giorni. Il primo giorno della settimana, mentre eravamo riuniti per spezzare il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, parlava ai discepoli e prolungò il discorso fino a mezzanotte. Nella sala di sopra, dove eravamo riuniti, c'erano molte lampade. Un giovane di nome Eutico, che stava seduto sul davanzale della finestra, fu colto da un sonno profondo, poiché Paolo tirava in lungo il suo dire. Egli, sopraffatto dal sonno, precipitò giù dal terzo piano e venne raccolto morto. Ma Paolo scese, si gettò su di lui e, abbracciatolo, disse: «Non vi turbate, perché la sua anima è in lui». Poi risalì, spezzò il pane e prese cibo, e dopo aver ragionato lungamente sino all'alba, partì. Il giovane fu ricondotto vivo ed essi ne furono oltremodo consolati. Quanto a noi, che eravamo partiti con la nave, facemmo vela per Asso, dove avevamo intenzione di prendere a bordo Paolo, perché egli aveva stabilito così, volendo fare quel tragitto a piedi. Quando ci raggiunse ad Asso, lo prendemmo con noi e arrivammo a Mitilene. Di là, navigando, arrivammo il giorno dopo di fronte a Chio. Il giorno seguente approdammo a Samo e il giorno dopo giungemmo a Mileto. Paolo aveva deciso di oltrepassare Efeso per non perdere tempo in Asia. Egli si affrettava per trovarsi a Gerusalemme, se gli fosse stato possibile, il giorno della Pentecoste. Da Mileto mandò a Efeso a chiamare gli anziani della chiesa. Quando giunsero da lui, disse loro: «Voi sapete in quale maniera dal primo giorno che giunsi in Asia mi sono sempre comportato con voi, servendo il Signore con ogni umiltà e con lacrime, tra le prove venutemi dalle insidie dei giudei, e come non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili e ve le ho annunciate e insegnate in pubblico e nelle vostre case, e ho avvertito solennemente giudei e greci di ravvedersi davanti a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Ed ecco che ora, legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme senza sapere le cose che là mi accadranno. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa,
pur di condurre a termine la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. E ora, ecco, io so che voi tutti, fra i quali sono passato predicando il Regno, non vedrete più la mia faccia. Perciò io dichiaro quest'oggi di essere puro del sangue di tutti, perché non mi sono tirato indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Cristo, che Egli ha acquistata con il suo proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati. Non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né i vestiti di nessuno. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così, e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, in quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Quando ebbe detto queste cose, si pose in ginocchio e pregò con tutti loro. Tutti scoppiarono in un gran pianto e si gettarono al collo di Paolo e lo baciarono, dolenti soprattutto perché aveva detto loro che non avrebbero più rivisto la sua faccia, e lo accompagnarono alla nave. Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 20. Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 21. Dopo esserci separati da loro, salpammo e giungemmo direttamente a Cos, il giorno seguente a Rodi e di là a Patara. E trovata una nave diretta in Fenicia, salimmo a bordo e salpammo. Giunti in vista di Cipro e lasciatala a sinistra, navigammo verso la Siria e approdammo a Tiro, perché qui si doveva scaricare la nave. Trovati i discepoli, soggiornammo là 7 giorni. Essi, mossi dallo Spirito, dicevano a Paolo di non metter piede a Gerusalemme. Quando però fummo al termine di quei giorni, partimmo per continuare il viaggio, accompagnati da tutti loro, con le mogli e i figli, sin fuori dalla città. Dopo esserci inginocchiati sulla spiaggia, pregammo e ci dicemmo addio. Poi salimmo sulla nave e quelli se ne tornarono alle loro case. Terminata la navigazione da Tiro, arrivammo a Tolemaide e, salutati i fratelli, restammo un giorno con loro. Ripartiti il giorno dopo, giungemmo a Cesarea ed, entrati in casa di Filippo l'Evangelista, che era uno dei 7, restammo da lui. Egli aveva 4 figlie non sposate, le quali profetizzavano. Eravamo là da molti giorni quando scese dalla Giudea un profeta di nome Agabo. Egli venne da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: questo dice lo Spirito Santo: a Gerusalemme i giudei legheranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene e lo consegneranno nelle mani dei pagani. Quando udimmo queste cose, tanto noi che quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Paolo allora rispose: che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore? Sappiate che io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. E poiché non si lasciava persuadere, ci rassegnammo dicendo: sia fatta la volontà del Signore. Dopo quei giorni
fatti i nostri preparativi, salimmo a Gerusalemme. Vennero con noi anche alcuni discepoli di Cesarea, che ci condussero in casa di un certo Nasone di Cipro, discepolo di vecchia data, presso il quale dovevamo alloggiare. Arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero festosamente. Il giorno seguente, Paolo si recò con noi da Giacomo e vi si trovarono tutti gli anziani. Dopo averli salutati, Paolo si mise a raccontare dettagliatamente quello che Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo del suo servizio. Ed essi, dopo averlo ascoltato, glorificavano Dio. Poi dissero a Paolo: «Fratello, tu vedi quante migliaia di giudei hanno creduto, e tutti sono zelanti per la legge. Ora sono stati informati su di te che vai insegnando a tutti i giudei sparsi tra i pagani ad abbandonare Mosè e dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non conformarsi più ai riti. E allora sicuramente verranno a sapere che tu sei venuto. Fa dunque quello che ti diciamo. Noi abbiamo 4 uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te, purificati con loro e paga le spese per loro affinché possano radersi il capo. Così tutti conosceranno che non c'è niente di vero nelle informazioni che hanno ricevuto sul tuo conto, ma che tu pure osservi la legge. Quanto ai pagani che hanno creduto, noi abbiamo scritto decretando che si astengano dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla fornicazione. Allora Paolo, il giorno seguente, prese con sé quegli uomini e, dopo essersi purificato con loro, entrò nel tempio annunciando di voler compiere i giorni della purificazione fino alla presentazione dell'offerta per ciascuno di loro. Quando i 7 giorni stavano per compiersi, i giudei dell'Asia, vedendolo nel tempio, aizzarono tutta la folla e gli misero le mani addosso, gridando: «Israeliti, venite in aiuto! Questo è l'uomo che va predicando a tutti e dappertutto contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. E oltre a ciò, ha condotto anche dei greci nel tempio e ha profanato questo santo luogo. Infatti, prima avevano veduto Trofimo di Efeso in città con Paolo e pensavano che egli lo avesse condotto nel tempio. Tutta la città fu in agitazione e si fece un assembramento di gente. Afferrato Paolo, lo trascinarono fuori dal tempio e subito le porte furono chiuse. Mentre cercavano di ucciderlo, fu riferito al tribuno della corte che tutta Gerusalemme era in subbuglio. Ed egli, presi immediatamente dei soldati e dei centurioni, si precipitò verso i giudei, i quali, vedendo il tribuno e i soldati, cessarono di battere Paolo. Allora il tribuno si avvicinò, prese Paolo e ordinò che fosse legato con 2 catene. Poi domandò chi fosse e che cosa avesse fatto. E nella folla gli uni gridavano una cosa e gli altri un'altra. Per cui, non potendo sapere nulla di certo a causa della confusione, ordinò che fosse condotto nella fortezza. Quando Paolo arrivò alla gradinata, dovette, per la violenza della folla, essere portato di peso dai soldati, perché una marea di gente incalzava gridando «A morte!». Quando Paolo stava per essere introdotto nella fortezza, disse al tribuno: «Mi è permesso dirti qualcosa?». Quegli rispose: «Sai il greco? Non sei dunque quell'egiziano che tempo fa sobillò e condusse nel deserto quei 4.000 briganti?». Ma Paolo disse: «Io sono un giudeo di Tarso, cittadino di quella non oscura città di Cilicia, e ti prego che tu mi permetta di parlare al popolo». Il tribuno glielo permise e Paolo, stando in piedi sulla gradinata, fece cenno con la mano al popolo e, fattosi un gran silenzio, parlò loro in ebraico dicendo: Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 21.
Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 22. Fratelli e padri, ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa. Quando ebbero udito che egli parlava loro in lingua ebraica, fecero ancor più silenzio. Poi disse: «Io sono un giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città, educato ai piedi di Gamaliele nella rigida osservanza della legge dei padri. Sono stato zelante per la causa di Dio, come voi tutti siete oggi. Perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne. Come me ne sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Avute da loro delle lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per condurre legati a Gerusalemme anche quelli che erano là, perché fossero puniti. Mentre ero per strada e mi avvicinavo a Damasco verso mezzogiorno, improvvisamente dal cielo mi sfolgorò intorno una gran luce. Caddi a terra e udii una voce che mi disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi: Chi sei, Signore? Ed egli mi disse: Io sono Gesù, il Nazareno, che tu perseguiti. Coloro che erano con me videro sì la luce, ma non intesero la voce di colui che mi parlava. Allora dissi: Signore, che devo fare? E il Signore mi disse: Alzati, va a Damasco e là ti saranno dette tutte le cose che ti è ordinato di fare. E siccome non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce, fui condotto per mano da quelli che erano con me, e così giunsi a Damasco. Un certo Anania, uomo pio secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitavano là rendevano buona testimonianza, venne da me e, accostatosi, mi disse: Fratello Saulo, recupera la vista. E in quell'istante riebbi la vista e lo guardai. Egli soggiunse: Il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua bocca, perché tu gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai viste e udite. E ora, perché indugi? Alzati, sii battezzato e lavato dei tuoi peccati, invocando il suo nome. Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel tempio, fui rapito in estasi e vidi Gesù che mi diceva: Affrettati, esci presto da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza su di me. E io dissi: Signore, essi sanno che io incarceravo e flagellavo nelle sinagoghe quelli che credevano in te. Quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo i vestiti di coloro che lo uccidevano. Ma egli mi disse: Va, perché io ti manderò lontano tra i popoli. Lo ascoltarono fino a questa parola. Poi alzarono la voce dicendo: Togli via dal mondo un uomo simile, perché non è degno di vivere. Come essi gridavano e gettavano via i loro vestiti e lanciavano polvere in aria, il tribuno comandò che Paolo fosse condotto nella fortezza e che venisse interrogato mediante tortura, allo scopo di sapere per quale motivo gridassero così contro di lui. Quando lo ebbero disteso e legato con le cinghie, Paolo disse al centurione che era presente: Vi è lecito flagellare un cittadino romano che non è stato ancora condannato? Il centurione, udito questo, andò a riferirlo al tribuno dicendo: Che stai per fare? Quest'uomo è romano! Il tribuno andò da Paolo e gli chiese: Dimmi, sei romano? Ed egli rispose: Sì. Il tribuno replicò: Io ho acquistato questa cittadinanza per una grande somma di denaro. E Paolo disse:
io invece l'ho di nascita. Allora quelli che stavano per sottoporlo a interrogatorio si ritirarono subito da lui, e anche il tribuno, sapendo che egli era romano, ebbe paura perché lo aveva fatto legare. Il giorno seguente, volendo sapere con certezza di che cosa egli fosse accusato dai giudei, gli tolse le catene e ordinò ai capi dei sacerdoti e a tutto il sinedrio di radunarsi, e condotto giù Paolo lo fece comparire davanti a loro. Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 22. Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 23. Paolo, fissato lo sguardo sul sinedrio, disse: «Fratelli, fino ad oggi mi sono condotto davanti a Dio in tutta buona coscienza. Il sommo sacerdote Anania comandò a quelli che erano vicini a lui di percuoterlo sulla bocca. Allora Paolo gli disse: «Dio percuoterà te, parete imbiancata. Tu siedi per giudicarmi secondo la legge e, violando la legge, comandi che io sia percosso?». Coloro che erano là presenti dissero: «Tu insulti il sommo sacerdote di Dio». Paolo disse: «Fratelli, non sapevo che fosse sommo sacerdote, poiché sta scritto: non dirai male del capo del tuo popolo». Or Paolo, sapendo che una parte dell'assemblea era composta di sadducei e l'altra di farisei, esclamò nel sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei, ed è a motivo della speranza e della risurrezione dei morti che sono chiamato in giudizio». Appena ebbe detto questo, nacque contesa fra i farisei e i sadducei, e l'assemblea si trovò divisa, perché i sadducei dicono che non vi è risurrezione, né angelo né spirito, mentre i farisei affermano l'una e l'altra cosa. Ne nacque un grande clamore, e alcuni scribi del partito dei farisei, alzatisi, protestarono dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest'uomo, e se gli avesse parlato uno spirito o un angelo?». Poiché il contrasto andava crescendo, il tribuno, temendo che Paolo fosse fatto a pezzi da quella gente, comandò ai soldati di scendere e di portarlo via di mezzo a loro e di condurlo nella fortezza. La notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse: «Fatti coraggio, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma». Quando fu giorno, i giudei ordirono una congiura e, con imprecazioni contro se stessi, fecero voto di non mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo. Or, quelli che avevano fatto questa congiura erano più di 40. Si presentarono ai capi dei sacerdoti e agli anziani e dissero: «Abbiamo fatto voto, scagliando l'anatema contro noi stessi, di non mangiare nulla finché non abbiamo ucciso Paolo. Perciò voi con il sinedrio presentatevi al tribuno per chiedergli di condurlo giù da voi, come se voleste conoscere più esattamente il suo caso, e noi, prima che egli arrivi, siamo pronti ad ucciderlo». Ma il figlio della sorella di Paolo, venuto a sapere dell'agguato, corse alla fortezza ed, entrato, riferì tutto a Paolo. Paolo, chiamato a sé uno dei centurioni, disse: «Conduci questo giovane dal tribuno perché ha qualcosa da riferirgli». Egli lo prese e lo condusse dal tribuno e disse: «Paolo, il prigioniero, mi ha chiamato e mi ha pregato di condurti questo giovane che ha qualcosa da dirti». Il tribuno lo prese per mano e, appartatosi con lui, gli domandò: «Che cosa hai da riferirmi?». Ed egli rispose: «I giudei si sono messi d'accordo per pregarti che domani tu riconduca giù Paolo nel sinedrio, come se volessero informarsi meglio del suo caso, ma tu non dar retta loro.
perché più di 40 uomini di loro gli tendono un agguato e con imprecazioni contro se stessi hanno fatto voto di non mangiare né bere finché non l'abbiano ucciso. E ora sono già pronti, aspettando il tuo consenso. Il tribuno dunque congedò il giovane, dopo avergli raccomandato di non parlare con nessuno di quanto gli aveva svelato. Poi, chiamati 2 centurioni, disse loro: «Tenete pronti, fin dalla terza ora della notte, 200 soldati, 70 cavalieri e 200 lancieri per andare fino a Cesarea. E abbiate pronte delle cavalcature per farvi montare su Paolo, perché sia condotto sano e salvo dal governatore Felice». Scrisse anche una lettera del seguente tenore: «Claudio Lisia all'eccellentissimo governatore Felice, salute». Quest'uomo era stato preso dai giudei e stava per essere ucciso da loro, quando sono intervenuto con i soldati e l'ho liberato dalle loro mani, avendo saputo che era cittadino romano. Volendo sapere di che cosa lo accusavano, lo condussi nel loro sinedrio. Ho trovato che era accusato per questioni relative alla loro legge, ma che non era incolpato di nulla che fosse meritevole di morte o di prigione. Però mi è stato riferito che si tendeva un agguato contro quest'uomo. Perciò l'ho subito inviato da te, ordinando anche ai suoi accusatori di dire davanti a te quello che hanno contro di lui. I soldati dunque, come era stato loro ordinato, presero Paolo e lo condussero di notte ad Antipatrida. Il giorno seguente lasciarono partire i cavalieri con lui e ritornarono alla fortezza. Quelli, giunti a Cesarea e consegnata la lettera al governatore, gli presentarono anche Paolo. Egli lesse la lettera e domandò a Paolo di quella provincia, di quale provincia fosse, e saputo che era di Cilicia, gli disse: «Ti ascolterò meglio quando saranno giunti anche i tuoi accusatori», e ordinò che fosse custodito nel palazzo di Erode. Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 23. Amen. Amen, amata Chiesa. Questa è stata la parola benedetta del nostro Dio, del Dio vivo di Israele. Alleluia. Ringraziamo il Signore per questa bellissima parola, per il pane di vita che ci è stato donato in questo giorno. Spero che abbiate potuto gioire insieme a me questa bellissima parola di Dio. Pace di Cristo.